Un Natale tutto da vivere nella città di Nocera Inferiore, non solo video mapping, ma anche aree dedicate alle famiglie, con possibilità di divertimento per bambini ed adulti. L'intuizione del mapping, cioè la proiezione di immagini sulla facciata del Palazzo Comunale di Nocera Inferiore in Piazza Diaz, ha prodotto risultati insperati. L'anno scorso il progetto è stato implementato, migliorato in tutta la sua struttura. A seguirlo nei dettagli lo storico studio tecnico Supino, ovviamente insieme a dirigenti e amministratori del Comune di Nocera Inferiore. Grande soddisfazione per l'assessore Saverio D'Alessio, che stamane in conferenza stampa ha voluto sottolineare proprio lo straordinario lavoro d'équipe che è stato portato avanti per realizzare gli eventi del cartellone natalizio. Dal 12 dicembre al 4 gennaio si potrà dunque assistere alle proiezioni del videomapping e non mancheranno poi i mercatini di Natale con le casette dislocate in quattro aree distinte della città. Abbiamo tratto solo, diciamo, spunto dal successo dell'anno scorso del mapping, ma quest'anno chiaramente l'abbiamo voluto arricchire andando a costruire un itinerario molto, molto vasto, quindi prevedendo quattro aree che servono appunto per poter dare diciamo, la possibilità a qualsiasi, cioè chiunque dal bambino all'anziano. Quindi abbiamo previsto un'area family destinato ai bambini e quindi alle famiglie, un'area, l'area mapping che conosciamo già dall'anno scorso, poi un'area creativity, quindi per tutto ciò che è di creativo, e un'area cult che è quella destinata a Piazza del Corso, che già notoriamente è una piazza destinata ai giovani e quindi per tutte le manifestazioni musicali, culturali e teatrali. La città è cresciuta tantissimo in termini di visibilità con le città limitrofe, quindi con il mondo esterno, ma anche in termini chiaramente di stile e di come dire, lifestyle, quindi stile di vita, e abbiamo quindi programmato una comunicazione, progettato una comunicazione che potesse servire all'utente in maniera concreta, in maniera diretta e in maniera molto sintetica. Tutto ciò, tutto quello che appunto si è manifestato nell'interesse e nell'intenzione dell'amministrazione, l'abbiamo tradotto in termini di chiaramente di naming, quindi di nome della manifestazione, usando un termine in inglese, quindi abbiamo chiamato Christmas Map proprio per collegare al mapping, che è comunque diciamo, lo show principale della manifestazione, ma sta anche per map che appunto come dire, traduce il La concetto, mappa. la mappa, il percorso, che all'interno della comunicazione si presenterà con dei segni grafici forti, quindi semplici ma d'effetto.